Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Siamo al massimo delle nostre statistiche? Sì. Possiamo consegnarle al nostro grande amico. Mi avete portato i tre frutti della bacca ridolina, sono commosso. Bene, potete passare, andate sempre diritti di qua. Grazie. E vai, la strada si è aperta. Noi due, non riuscendo a passare di qui, ci eravamo nascosti ad aspettarvi. Evviva! Bene, non perdiamo altro tempo. Avanti! Oh cavolo, Luigi! Corrigli dietro, Mario! Allora, se non sbaglio, però, qui, alla parte che ci sono un po' di questi, ma se non ricordo male, guardiamo bene, ci dovrebbe essere una X per terra con un altro fagiolo. Invece no, mi ricordavo male. Però siamo finalmente arrivati a destinazione. Il Bosco Ghigno, la vigna ridolina madre. Ci siamo, Luigi. Dobbiamo entrare e vedere se la bevanda leggendaria è qua dentro. Questo posto è strano. Eh già. Il colmo per un contadino, seminare il panico. Il colmo per una sartina, soffrire di claustrofobia. Il colmo per un vegetariano, essere in carne. Il mio nome è Frizzo, sono il fondatore della cantina e il produttore della gazzusa ridolina. Sì, sono l'uomo della leggenda, l'uomo che sa far ridere le bacche. Sì, gentiluomini. Infatti, di fronte a voi potete ammirare il nettare ridolino, una gazzusa sopraffina. Inoltre, sono lieta di annunciarvi che il nettare ridolino è vostro. Potete berlo. Ah, questo nettare ridolino ci ha lavorato per 1000 anni, raccontando barzellette, aspettando la fermentazione e poi la fermentazione della fermentazione, finché non si ottiene la gazzusa perfetta. La nobile tradizione della gazzusa fa sì che gli ospiti maleducati ne vedranno proprio delle belle. 1, 2, 3! Ehi, questa gazzosa non è una cosa da niente! Nessuno può competere con noi! Non vedo l'ora che il nettare ridolino mostri la sua grandiosità! Eccomi! Oh, che bello, che bello! La gazzosa brilla! Ma... ho fermentato questa gazzosa con le mie barzellette per 1000 anni. E il suo potere non è solo questo. Insisto perché gustiate l'aroma del nettare ridolino. Cin cin. Allora, questo è uno scontro abbastanza tostino se non sei pronto. 1, 2. No, Luigi, cavolo. Cioè Mario più che altro. Allora, aspetta. Ok, sì, era giusto. 1, 2, 3. Perfetto, niente più scudo. Mi fa ridere che con la gazzosa ci lancia dei cagnolini. Ci lancia dei cagnolini gazzosa. Non capisco perché. Però sono carini. Allora, 1, 2. Perché Mario continua a sbagliare, santo cielo? 1, 2, 3. Perfetto. Ok. Mi fa ridere che sono dei cagnolini. Non capisco perché siano dei cagnolini fatti di gazzosa. 1, 2. Ce l'abbiamo fatta? Ah no. 1, 2, 3. Continua a sparare sulla mente Luigi. Secondo me perché è l'ultimo dei due che colpisce, quindi colpisce sempre lui. 1. Ancora niente. Ah ecco, appunto, dicevo. 1, 2, 3. Perché? Ovvio, il mar capiente. Capiede. Non ho visto. Non ho letto bene, scusami, Frizzo. Uff, meno male.
Pensavo già mi avrebbe colpito. Uno. Distrutto. Yes. Parabam pam pam. E siamo saliti di livello. Ottimo. Perfetto. 4. Ricordate, sempre meglio dell'1. Sempre meglio dell'1. Va tutto bene finché non ti esce uno. Tipo, quello 0 a punti fratelli è sempre molto triste. Vediamo. No. Vedo un 1. Vedo 1. 4. Va bene anche il 3. Luigi è molto, molto perfetto a modo suo. Peccato! Tutte le barzellette che ho raccontato in questi 1000 anni. Dovrò ricominciare da capo. Scusatemi. Ah! Aia! Cavolo! Mario! Dove sei? Devo trovare mio fratello! Però intanto salviamo. E ora proseguiamo. Allora, io non mi ricordo sinceramente se qua Luigi combatte da solo. Sì, combatte anche da solo. Sai che ti dico? Una volta avrei saltato questi scontri. Ora invece... Ah giusto, l'ha visto, dicendo perché non ha saltato. Ora invece li facciamo perché voglio livellare il più possibile. Ottimo, bel colpo fortunato. Oh. Ecco anche perché li avrei saltati, perché si continuano a chiamare rinforzi. Non li finiamo più sti scontri. Ti attacco! Uccidilo. Ah. Ecco fatto, bravo Luigi, sciroppo. Ora da questo momento in poi Luigi avrà sempre più punti di Mario. Ecco fatto, bravo Luigi. Bel colpo, bravo. E poi distrugge le rocce. In questo momento non ci serve a nulla se non queste qua che ci permettono di passare. Non posso scendere. Non mi posso buttare di sotto. Di qua. Oh, cavolo. Luigi. Ah, continua a confondere perché sono da solo e penso di dover schiacciare la A. Ecco fatto, bravo Luigi. Uno e due. Oh. Avrei Luigi. L'avrei anche martellato. Oh no. Perché continua a schiacciare la... Porca miseria. Ecco fatto. Niente alberello. Ecco fatto. Continua a schiacciare la A, santo cielo. Devo schiacciare la B. È Luigi, non è Mario. Siamo quasi arrivati. Allora, vediamo. C'è nulla qui? No, a parte il nemico. Un fungo. Perché il problema cos'è? Nell'overworld ti fanno usare la A, nella partita ti fanno usare la B. Ti confonde questa cosa. Puff. Ecco fatto. Pa-pa-ra-pam. Ci siamo? Siamo arrivati? Mi sa che ci siamo. Se solo 6 monete, un po' triste. Mario, sei qui? Aiuto! Luigi! Yahoo! Yahoo! Ah, guarda che poi guardiamo tutto un pezzo di Overworld qua. Tra là, siamo arrivati. Che palle. Eccomi! Ma questo non è il socio di Mario? Che sia lui qualcosa? Dottor Revaro! Cosa? Cos'è successo? Il letto ridolino sta crescendo dentro la pancia di Mario! Che schifo! Tremendo! È disgustoso! Avvertiamo subito Lady Cecia! A proposito, che cos'è il letto ridolino? Non lo so. Romp, romp, romp. La regina fagiolona dorme così profondamente. Avete davvero trovato il nettare ridolino? Bleh. Oh, dai. E io me ne vado. Ecco il burrugugno.
Certo che i poteri di quel bruco sono fenomenali, eh. Cioè, guardate qua adesso. Oh, vittoria, vittoria! La regina fagiolona è guarita! Oh, era ora. Era da tanto tempo che non riuscivo a ridere. Ben fatto, Lady Cecia. Non è merito mio, dovrebbe ringraziare Mario e Luigi. Tutto da dedito. Ah, allora Ghignarda ha rubato sia la voce della principessa Peach sia il fagiolo Stella. Tutta colpa mia. Niente affatto. Ma poi, perché Ghignarda avrebbe rubato la voce della principessa Peach e il fagiolo Stella? Dovresti saperlo. Il fagiolo Stella è un fagiolo magico che ha il potere di far avverare qualsiasi desiderio. Ma per evitare che ne faccia un cattivo uso, il fagiolo riposa nelle profondità del terreno. Si dice che a far risvegliare il fagiolo Stella sia necessaria una bella voce. Una voce tale che può appartenere solo a persone del cuore puro. E la persona del cuore puro è la principessa Peach. Perciò la strega Ghignarda ha rubato la voce della principessa. Per far risvegliare il fagiolo Stella e far avverare i suoi desideri. La strega Ghignarda vuole dominare il mondo. Ah, non preoccupatevi, già da tempo le sue intenzioni mi sono chiare. Abbiamo già preso precauzioni. Siamo molto molto più forti di lei. Mia regina, è arrivato il principe fagiolino. Oh, proprio al momento giusto. Mario e Luigi, andate incontro al principe fagiolino. Allora andiamogli incontro. Ehi, principe, dove sei? Luigi e il principe sono amici. Sono bellissimo. Salute, Rossetto e Verdino! Mi avete davvero aiutato! Finalmente è giunto il momento di completare la mia missione segreta! Plink! Principe Fagiolino, grazie del tuo eroico impegno! Sei riuscito a scoprire dove si trova la strega Ghignarda? Cavolate! Grazie a te, sì! Wow! A sud-ovest di questo castello si trova il centro di studi chiamato Accademia Crepapelle. La strega Ghignarda e i suoi si sono infiltrati all'interno dell'Accademia Crepapelle. Aia! Certo, l'Accademia Crepapelle è il posto perfetto per far risvegliare il fagiolo Stella. Stavo giusto pensando di recarmi all'Accademia Crepapelle. Arrivederci! Plink! Mario, Luigi, questa è l'occasione per recuperare la voce della principessa Peach. Informerò la popolazione che vi è stato concesso l'accesso all'Accademia Crepapelle. E vai, però possiamo anche andare da questa parte. Da questa parte si nasconde questo giardino che, se non sbaglio, dovrebbe avere... Niente, mi ricordavo male, pensavo ci fosse almeno qualche blocco da schiacciare. Qua invece ci sono i libri quasi tutorial o comunque... di storia, diciamo, niente più niente meno. Vedi, al crescere dei punti buff crescono la fortuna di battaglia. E con questo finalmente possiamo andare a salvare. E nella città ora c'è una musica gioiosa. Entrata del castello di Fagiolandia. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.